Ciao, sono Lara e leggo Press Donna. Tra i libri di presenza donna ti consiglio Giulia, In leve devono in crocifisso, scritto da Francesca Balladore, pubblicato da San Paolo nella collana Madri della Fede. A partire da diverse tradizioni letterarie e da molteplici testimonianze iconografiche, l'autrice ripercorre la biografia di Giulia, giovane fanciulla cartaginese, fatta schiava e martirizzata in Corsica per non aver rinnegato la sua fede. Alla proposta di essere risparmiata ed essere liberata dalla sua condizione, ella rispose senza esitazione: «La mia libertà è servire Cristo». A poco si scoprirà che Giulia porta nella propria carne la violenza subita da tante donne, proponendo la consapevolezza di una devozione che nei secoli ha dimostrato di saper andare ben oltre alle regole che escludono la donna dalla sfera del sacro. E il racconto del suo martirio si rivela una storia di storie, tessuta con elementi biblici, tratto tipico della letteratura mariana, ma anche con reminiscenze di altre vicende, tra queste quelle di Blandina, Margherita, Liberata e Vilgefortis, la cui vita non si fermerà sulla croce, ma dimorerà risorta come Cristo nell'abbraccio di Dio Padre. Giulia, In lei vedevano il crocifisso, Francesca Balladore. Prendila a prestito nella biblioteca di Presenza Donna. Nella descrizione del video trovi tutti i riferimenti. Leggi Press Donna!